Questo secondo MOOC, che costituisce la seconda parte del Pathway, in qualche modo approfondisce un po' quali siano, dal titolo appunto Methodologies and Practice of Digital Augmented Education, approfondisce un po' la teoria, le pratiche, ma soprattutto le metodologie che devono in qualche modo essere adottate, gli studi che sono stati fatti e anche le applicazioni pratiche che sono state fatte in altri paesi del mondo più avanzati del nostro. Pensiamo al Nord Europa, pensiamo all'Inghilterra, ovviamente ad alcune scuole degli Stati Uniti, ma anche alla Corea piuttosto che al Giappone, cioè le nuove teorie della didattica ipermediale. La parte prima appunto sarà dedicata a questo, cioè farà un po' la storia della didattica ipermediale, delle prime forme di computer-aided education che erano basate sull'impianto di tipo cognitivista, dove si pensava che la mente funzionasse come una macchina, alle forme più recenti, cioè quelle ad esempio le teorie della flipped classroom, cioè della classe ribaltata, dove invece il paradigma dell'apprendimento è completamente diverso, perché non si pensa che la mente sia una macchina, ma anzi si pensa che le tecnologie possono costituire uno strumento per aumentare, quindi per migliorare da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo, l'apprendimento e l'istruzione degli allievi. La seconda parte è focalizzata sul metodo della flipped classroom, quindi della classe ribaltata, che è quello più utilizzato in tutti i paesi del mondo per aumentare digitalmente sia gli spazi che le metodologie dell'apprendimento, e quindi approfondirà in specifico questa tematica. Questa tematica riverte un particolare interesse per gli insegnanti, in particolare che spesso si trovano nelle classi a maneggiare tecnologie per le quali non hanno avuto una formazione diretta e non sanno bene come utilizzare. Ovviamente si tratta di un approccio, di un'ipotesi di approccio, verrà data un'interpretazione specifica del metodo della classe ribaltata secondo gli orientamenti di chi appunto vi sta parlando. La terza parte è dedicata invece ad approfondire gli sviluppi della didattica aumentata dalle tecnologie, cioè a analizzare casi di successo in questo campo e anche a configurare i nuovi scenari come la realtà aumentata, come la realtà immersiva, come altre tecnologie che entreranno nella scuola, che faranno parte del menu di strumenti che necessariamente dovranno avere a disposizione gli insegnanti del XXI secolo per praticare efficacemente il proprio lavoro.